Benvenuti ragazzi, siamo al secondo tempo di questa entusiasmante partita, tra virgolette entusiasmante, perché come ho detto nello scorso, questo video continua, sto gioco mi si continua a fare bug di ogni genere. Sono contro di me, non voglio farmi vincere sta partita benedetta. Fammela vincere, senza bug. Il primo bug della partita ve li riassumo. Primo bug, il portiere l'ha preso sulla linea e non me l'ha segnato gol. Primo bug. Io mi sono detto, ma sarà un bug del gioco. Un bug dai, può venire. E dopo però continuano a venirmi bug di ogni genere. Tipo, non mi segnano i falli. Infatti avete visto anche alla fine dello scorso video che mi hanno fatto un fallo, non l'hanno segnato proprio quando hanno fischiato. Poi come vedete hanno fatto i portieri male perché escono ogni palla che si avvicina. Io non so, ragazzi, la bella Wii è incredibile perché io sto giocando con la Wii. Guardate, io sto giocando con la Wii, la mia cara Nintendo Wii, che ho da un po' di tempo, veramente da neanche più di 2 anni, eppure sto continuando a vedere bug. È da tantissimo tempo che ho questo gioco, cioè non questo gioco, la Wii, e sto vedendo bug di ogni genere in ogni gioco. Vabbè, ditemi se è possibile. Ecco questa cacchiata. Ditemi se questa non è una cacchiata. Allora, vabbè, oh. Qui i produttori proprio stanno iniziando a perdere fantasia, inventarsi bug di ogni genere pur di far vincere i computer. Infatti ora l'ha presa pure il portiere, saremo 2-1, come ho già detto, perché forse anche 2-2, perché con tutti i falli che avrebbero dovuto fischiarmi e che non mi hanno fischiato perché pensano che sia intervento sul pallone, saremmo anche 2-2, forse, ma anche 3. 2-2, no, 2-2. Saremmo anche 2-2 a questo punto. Ok, se questa me la segniamo un gol, sono idioti. Ecco. Ok. Vabbè. Il portiere quando si ferma sulla linea di porta, ragazzi, non è gol. Spiegatemi questa, non è gol quando, anche se il portiere la prende, si ferma sul dischetto. Cioè, non sul dischetto. Sto dicendo, si ferma sulla linea. Ora segno. Non riesco a fare sto gol, mi devo portare un po' più vicino, altrimenti non ce la farò mai. Salta. Ok, sei riuscito a saltare, bravo. Sono riuscito a fare sto salto di Emmental. E poi sbrigatevi ragazzi. Dai, Marsh. Almeno 2-1 lo dobbiamo fare. Se lo facciamo saremo già 2-2. Io conto come 2-2. Perché questi bug del gioco all'inizio avevo visto Pino. Ok. Questo qua ovviamente fallo. Vantaggio. Il bello che non l'ho fischiato solo perché è vantaggio. Sto coso qua. Se no avrebbe pure fischiato. Allora, Pirlo. C'è una Pirla. Lo dice anche il nome. Allora. Nagatomo. Lucio. Sì. Ok, ce l'ho fatta. Ma questo non era un bug perché l'avete visto anche voi, no? Non è uscito. Stava per uscire. Al massimo il giocatore è uscito, ma non la palla. L'importante è che sia la palla uscire, non il giocatore. Il giocatore non interessa un cavolo se esce. Può anche uscire in tutto il campo, basta che abbia il pallone dentro il campo. Cioè. Gol, tiè, gol. Quanto ci godo a vedere gli avversari che si disperano. Ragazzi, ci godo. Al secondo tempo, 77 minuti. Vabbè. Ci ho goduto veramente, una goduria a vedere gli avversari che si disperavano, una goduria. Una super goduria, ragazzi. Ci godo a vedere l'Italia che si dispera. Perché nonostante
non mi abbiano fischiato i falli. Ora sono quasi 2-2. Benissimo. Stiamo andando benissimo. Perché, sì, è vero, siamo 2-1 per loro all'82esimo. Però saremo 3-2 a questo punto. Perché forse saremo pure 2-2 con tutti i falli che non mi hanno segnato, l'ho già detto. E lo ripeto. Ok. Grande Giulio che ci sei arrivato, almeno tu. Almeno tu non sei stato buggato in qualche modo. Il portiere avversario invece è stato buggato. Tutti i portieri avversari sono stati buggati a questo punto. Non si può. In nessun'altra partita. Proprio quando registro. No, guardate. Guardate, Andrea. Sì, cosa dico? Mattia ha ragione. Mattia ha ragione. Ragazzi, Kaiser ha ragione. Ecco, 3-1. 3-1. Anzi, 3-1. Ditemi se questa non è sfiga. E ditemi se qua non ci sono bug. E se sono state 13.000 bug, siamo 3-1. Oh, il primo fallo che li fischia, però dato che vantaggio per noi non l'ha neanche fischiato. Come per punizione dovrebbero fischiare i danni, fai sì i danni, falli anche con i vantaggi. Cioè, ma scusatemi. Ditemi, se è una cosa normale. È già un buon risultato essere 3-2 perché non hanno fischiato nei falli. Non hanno fischiato un cavolo. E lo dico anche, un cavolo hanno fischiato. Ah no, invece hanno fischiato tutto, no? No? Una cosa normale, che ci fischiano tutto, no? Ora, non ci hanno neanche segnato. Ora domando a mio fratello. Dimmi te. Ale, chi te che fa un video così lungo? Ma lo metto subito, cioè dopo lo elimino subito. E fa? Non gol. Allora, dimmi una cosa. Quando il portiere la prende sulla linea, dove in pratica sarebbe gol, è gol o non è gol? È gol. Questi qua non me lo segnano gol, ovviamente. Poi sai com'è? Cos'è? Non mi hanno fischiato tutti i falli che mi hanno fatto l'Italia, eh? Nessuno mi ha fischiato. A parte uno. Vabbè ragazzi, ditemi se è una cosa possibile. Ciao a tutti da Mr. Charizard.